Era uscita per raggiungere la legnaia a pochi metri dal cortile della casa di campagna di via un Cade quando è stata travolta dalla catasta. Ombretta Castellani, 50 anni, è morta sul colpo sotto il peso dei ceppi. A dare l'allarme i vicini di casa che sono accorsi sul posto subito dopo aver sentito un forte botto. Erano circa le 16.30 quando, secondo le prime ricostruzioni, la donna, infermiera al San Camillo originaria di Santa Maria del Rovere, aveva raggiunto la legnaia per prendere i ciocchi utili per accendere il camino, quando improvvisamente la catasta si è rovesciata, travolgendola. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del suo M118 e i carabinieri per gli accertamenti, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Allertati anche i vigili del fuoco per rimuovere la legna, operazione che i sanitari sono riusciti a svolgere in autonomia. Nella casa di Via Erbe per tutto il pomeriggio non si è fermato il viavai di amici e parenti subito accorsi non appena appresa la notizia della tragedia. Ombretta era madre di due ragazzi, uno di poco più di vent'anni e una ragazza più giovane di circa 19. I vicini, scossi dal dolore per una tragedia inspiegabile, raccontano Ombretta come una donna solare e sempre gentile. Ancora increduli, i familiari hanno seguito per tutto il giorno il lavoro dei carabinieri mentre conducevano le indagini. Ancora al vaglio l'esatta dinamica dell'accaduto.